Buonasera a tutti, è con grande piacere che vi do il benvenuto a questo primo appuntamento del ciclo delle storie della fotografia. Per questa terza edizione abbiamo deciso di parlare di come nasce un progetto fotografico e lo facciamo attraverso le parole di critici, storici, docenti e professori. Parole che come dire, attraverseranno la genesi di un progetto attraverso l'esperienza di grandi autori come Richard Avedon, come Robert Capa e Luigi Ghirri, ed è proprio da Luigi Ghirri che questa sera partiamo, grazie al contributo del professor Giuliano Sergio, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Prima di lasciare però a lui la parola, desidero fare dei sentiti e dovuti ringraziamenti anche da parte della Fondazione Maxi, di tutta la Fondazione Maxi, ad Alessandra Mauro, perché per contrasto ha curato questo bellissimo ciclo di quattro appuntamenti, ed insieme a lei a tutte le persone che hanno reso possibile questa importante iniziativa, come Valentina Nota Berardingo e Ludovica Terzichetti. Quindi lascio la parola alla curatrice che ci introdurrà al ciclo e all'incontro di questa sera. Grazie ancora. Grazie a voi di essere intervenuti, grazie a Irene e al Maxi per questa opportunità. Quando appunto dal Maxi mi è stato chiesto di immaginare un ciclo di incontri, ho pensato che forse proprio intorno al progetto fotografico fosse uno dei punti nodali per comprendere bene che cosa vuol dire lavorare con la fotografia. Tutti noi facciamo delle foto, delle volte le foto sono buone, delle volte sono meno buone, ma non tanti tra di noi, soprattutto se non sono professionisti, sanno realizzare un progetto fotografico, portarlo a termine, capire che cosa vuol dire lavorare intorno a un progetto. E questa è proprio un grande scarto, per così dire, tra quello che può essere una fotografia amatoriale e una fotografia professionista. Quindi l'idea è stata quella di affrontare il progetto, il tema del progetto fotografico con quattro diversi tematiche, ma anche quattro diversi approcci. Quindi oggi, grazie a Giuliano Sergio, professore all'Accademia di Belle Arti di Napoli e curatore di importanti progetti, tra cui il progetto la bellissima mostra di Luigi Ghirri, che è stata presentata anche qui al Maxi in prima tappa internazionale qui al Maxi, e poi ha proseguito poi è andata in Brasile, un grande tour con molto successo, ha lavorato intorno all'archivio Mulas realizzando, e poi ci racconterà lui le sue altre varie curatele e gli altri progetti su cui ha lavorato. Quindi con lui lavoreremo intorno al tema del paesaggio italiano. Cosa vuol dire pensare, progettare, di osservare e raccontare, in che modo raccontarlo, in che modo riportarlo, in che modo porsi di fronte al paesaggio italiano, soprattutto in rapporto poi a quello che è stato fatto prima, una tradizione. Quindi se vogliamo è un tema, oggi affrontiamo un tema. La volta dopo, cioè venerdì prossimo, il 4 ottobre, con me, se avrete la pazienza di venire ad ascoltarmi, parleremo invece del progetto di un autore. L'autore di cui io vi parlerò sarà Richard Avedon, che tra i tanti ritratti realizzati, tante fotografie di moda anche molto belle, straordinarie della sua vita, ha anche realizzato dei grandi progetti sempre con il ritratto, e uno di questi si chiama In the American West, ed è la possibilità di conoscere e raccontare un territorio come l'Ovest americano attraverso una serie di ritratti, quindi parleremo di questo. La settimana dopo ancora invece
affronteremo il tema del progetto fotografico pensato, visto, studiato all'interno di una testata giornalistica e insieme a Giovanna Calvenzi parleremo di quando, per affrontare l'emergenza del terremoto da parte di una testata, Donna Moderna, si pensò appunto di lavorare con l'immagine, con la fotografia, e lei insieme a un fotografo, insieme a un grafico, realizzarono un progetto che nell'arco di molti numeri della rivista ha seguito, per così dire, l'andamento del terremoto in Abruzzo. Infine, l'ultimo incontro sarà con una curatrice, foto editor di Io Donna e di Amica, che ha seguito molto i lavori di fotogiornalismo, Renata Ferri, che invece ci racconterà come il progetto di raccontare l'emergenza oggi, la guerra, sia cambiato e come da Robert Capa ad oggi raccontare, essere di fronte a un'emergenza come può essere appunto un conflitto, abbia dei cambiamenti cruciali anche nel modo non solo di realizzare delle immagini ma anche soprattutto di comunicarle. Ecco, questo è l'arco dei quattro progetti, quindi lascio la parola a Giuliano, che ringrazio moltissimo di aver accettato. Una bellissima occasione, io forse parlo bene. Direttamente con... No, come vuoi tu. Sì. Preferisci? Magari sì. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie anche. Grazie ad Alessandra Mauro, grazie al Maxi, ai tanti amici del Maxi, perché questo racconto ovviamente inizia da qui. Inizia da qui perché... intorno al 2012 c'è stata questa cosa imprevista. Io ho appena fatto una mostra alla Triennale di Milano su Mulas, un bel progetto che, insomma, vabbè, voi siete, non so quanti di voi da Roma giustamente, però in seguito a quell'occasione venne fuori questa occasione attraverso la Francia, insomma venne fuori questa idea di progettare una mostra, io non so, eccola qua, una mostra su Luigi Ghirri. Io cercherò oggi di magari mi piacerebbe molto fare anche un dialogo. Intanto saluto i tanti amici che ci sono, i tanti fotografi, le persone esperte, e cercherò un po' di raccontare la mia esperienza, quella che è stata l'emozione, il problema di parlare di Ghirri a livello nazionale, a livello anzi internazionale, perché poi questa mostra appunto andò all'Istituto Moreira Salles in Brasile, quindi insomma fu un modo di lanciare Ghirri a livello internazionale, e di confrontarsi con una tradizione. C'era un doppio problema, è che cerchiamo di ricostruire quel progetto come è nato. C'era un doppio problema: da una parte confrontarsi con la storicizzazione di Ghirri italiana, perché di Ghirri era già stato fatto un'importantissima retrospettiva, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma insomma era già stata fatta un'importantissima retrospettiva di cui io conservavo il catalogo da studente, me l'avevo comprato, eccetera eccetera. E c'era poi tutta questa questione della tradizione del paesaggio. Voi come vedete la questione del paesaggio per me era un pochino, diciamo, un problema, cioè una questione da affrontare, da risolvere in qualche modo alternativo. Perché? Perché c'è questa tendenza, c'è questa linea, c'è questo taglio storiografico che racconta la fotografia italiana come Luigi Ghirri e il paesaggio italiano, cioè questa scuola che nasce con Luigi Ghirri, e in qualche modo la fotografia italiana in qualche modo si struttura intorno al paesaggio, e quindi ci sta questa scuola del paesaggio italiano. Dal mio punto di vista questa cosa era in qualche modo mistificatrice, o comunque troppo forte, troppo tagliava via tantissima parte del lavoro di Luigi Ghirri e degli altri fotografi. Insomma, era un peccato dal mio punto di vista ridurre Luigi Ghirri soltanto al paesaggio italiano. Perché? Perché c'erano delle radici importantissime in Luigi Ghirri in connessione con l'arte contemporanea, con la scena che dalla seconda metà degli anni 60 si apre
che Alessandra Mauro, io mi ricordo questo bellissimo volume sulle mostre fotografiche con quella copertina di Vaccari, insomma, voglio dire, c'è Vaccari, c'è Cresci, c'è tutte persone. Cresci poi ha fatto anche paesaggio, ma insomma le radici della fotografia italiana sono estremamente complesse, c'è Gioli, il titolo della conferenza è Luigi Ghirri e gli anni Ottanta. Negli anni Ottanta la fotografia italiana è estremamente ricca, estremamente varia, quindi il problema che ci ponevamo in quel momento era di tirar fuori in qualche modo una lettura di Ghirri che fosse più aperta, che desse un respiro maggiore all'opera di Ghirri, che non lo riducesse a una visione in qualche modo, non che il paesaggio non sia centrale. E infatti, come vedete dal titolo, la parola paesaggio è messa esattamente al centro. Icone, paesaggi, architetture. L'idea fu quella di, come dire, ridurre l'ampiezza del paesaggio, ridurre, diciamo, la porta, perché sennò diventava tutta la produzione di Ghirri degli anni Ottanta. E invece volevamo nella mostra in qualche modo mostrare un percorso che permettesse di vedere le radici di quel discorso che arrivava al paesaggio. L'idea fu quindi quella di immaginare tre temi, quindi una mostra tematica, una mostra non cronologica, diciamo così, una mostra che oltretutto doveva risolvere anche un problema qui allestitivo, nel senso che noi avevamo un pezzo di museo che adesso non mi ricordo qual era, la Galleria 2. La Galleria 2, parlo con gli amici che erano con me a lavorare al progetto, la Galleria 2 ha un doppio ingresso. Si può entrare da una parte dal pian terreno, si sale le scale e si entra nella Galleria 2, oppure si entra dall'altra galleria, insomma, dal pezzo precedente. All'epoca c'era Vezzoli, quindi se uno andava a vedere Vezzoli, qualcuno forse se lo ricorderà, usciva dal salotto barocco di Vezzoli e entrava nel mondo magico di Ghirri. Questo c'era un effetto strano, devo dire, in quel passaggio. E però col biglietto del Maxi si poteva fare il doppio percorso, insomma io prendevo il biglietto del Maxi e potevo o andarmi a vedere solo Ghirri o solo Vezzoli o vedermi le due, entravo da una parte e dall'altra. Questo problema di nuovo doveva essere risolto da un punto di vista allestitivo e curatoriale, quindi quel discorso icone, paesaggi, architetture in qualche modo cercava di risolvere anche questo problema, cioè cercava di non fare una progressione cronologica, le origini, no, una retrospettiva cronologica, ma cercava di spalmarla da un punto di vista tematico, e quindi se si entrava dalla parte delle icone o se si entrava dalla parte delle architetture, conoscete tutti il lavoro di Ghirri, sapete tutti che Ghirri inizia, no, con questa cultura stranissima che è un mix tra il minimalismo concettuale, no, questi lavori su queste aiole, sui vasi da fiori, sulle porte, sulle serrande, no, questa cosa proprio minimale, e dall'altra parte della cultura pop, per cui fotografa le pubblicità sostanzialmente, no? Queste icone. Quindi questo doppio inizio, pop e minimale, erano i due vertici della mostra. Da una parte l'inizio, in realtà, vabbè, dalla parte delle architetture avevamo messo adesso non voglio ricostruire proprio la mostra nel dettaglio, ma l'idea era questa, l'idea curatoriale era questa: inizio minimale, inizio iconico, pop, quindi radici nella cultura degli anni 60, radici nel concettuale e nella cultura pop, che andavano a convergere al centro della mostra. Il cuore della mostra erano la meraviglia della fotografia. Qui vediamo gli amici che lavorano al progetto, questo qua, su qualche foto, ho trovato per fortuna su internet, perché non le avevo sul computer, ero impazzito, invece ho trovato su Flickr, non so se qualche, le ho fotografate,
e qui l'allestimento delle vetrine. Ecco, vedete un pochino qua il corridoio 2 e avete, esatto, questo mi pare che era proprio, no, questo è l'inizio dalla parte di Vezzoli. E quindi al centro sostanzialmente della mostra si arrivava a questi paesaggi dove sostanzialmente Ghirri negli anni Ottanta arrivava il paesaggio non come... Questa era l'idea della mostra, questa era l'idea della, che strutturava l'intera mostra. Non è che Ghirri rinunciasse alla cultura pop o alla cultura minimal, semplicemente allargava il suo sguardo e ritrovava quegli elementi che aveva ricercato analiticamente negli anni 70 all'interno di un più vasto orizzonte, che era quello del paesaggio italiano. Quindi allargava la complessità del suo linguaggio alla questione del paesaggio. Questo era il cuore della mostra di Luigi Ghirri, questa era la struttura che avevamo pensato, una struttura a chiasma sostanzialmente, da qualunque lato si entrasse potevi attraversare questo mondo, e l'idea di non farlo, come dire, progressivo, cronologico, era anche l'idea un pochino di perdersi in queste fotografie, di non seguire un andamento degli anni, anche perché Luigi Ghirri stesso era autore che non amava questo, ogni volta rimescolava le carte, ogni volta riprendeva i vecchi progetti, li allargava, aggiungeva fotografie, le toglieva, quindi non c'è un rigore da quel punto di vista in Luigi Ghirri, al contrario, c'è proprio la volontà di creare questa specie di caleidoscopio di immagini, no? Di caleidoscopio di pensieri. Infatti il titolo della mostra era proprio Pensare per immagini, cioè l'idea che in qualche modo Ghirri costruisse con ogni immagine una sorta di pensiero, di icona significante che poteva essere poi diversamente associato per creare delle costruzioni. Quindi questo fu sostanzialmente il primo grosso progetto di Luigi Ghirri. Devo dire che, ecco, qui avete anche i diversi materiali che avevamo trovato, nel senso che Luigi Ghirri appunto negli anni 70 era uno sperimentatore, quindi lavorava con Menabò, progetti di libri sperimentali, insomma non era soltanto, a proposito di quell'idea di paesaggio che non è per forza soltanto il paesaggio come lo siamo abituati a pensare negli anni Ottanta. E poi l'altro tema, l'altro elemento portante della mostra era questo rapporto tra le fotografie e i testi. Tutti sappiamo la qualità di scrittore di Luigi Ghirri, quindi un altro elemento fondamentale nella costruzione della mostra era quella di creare un doppio livello. Da una parte questa specie di caleidoscopio di visivo e dall'altra queste citazioni che in qualche modo aiutavano ad entrare in questo mondo, in questo pensiero, che non è solo un pensiero visivo ma è un pensiero profondamente colto, quello di Luigi Ghirri, quindi la volontà era quella di restituire questa capacità, questa cultura dello sguardo e dell'intellettuale Luigi Ghirri, che sostanzialmente è uno dei più importanti intellettuali che abbiamo avuto tra gli anni 70 e 80. Quindi questa fu sostanzialmente il tentativo di fare questa mostra. Poi il pubblico effettivamente c'è stato un grande afflusso, anche perché Ghirri è amatissimo, devo dire, non credo per merito della mostra, ma proprio per merito della potenza delle sue immagini. Insomma. Però l'idea era quella di un po' smontare il meccanismo di questa scuola del paesaggio, un po' di ridurre questa onnipresenza di quest'idea del paesaggio come una specie di, non obbligo, ma insomma la cultura fotografica italiana è il paesaggio, lo è. Assolutamente, proprio per motivi storici, ma le sue radici sono molto complesse e complicate, e per questa mostra affondano le radici appunto nella cultura concettuale, nel dibattito
anche nella metafisica, anche nel surrealismo, insomma ci sono varie radici che ritroviamo nella cultura di Ghirri. Ecco, qui avevamo i tavoli che venivano allestiti per visualizzare, perché poi un altro elemento fondamentale nella mostra era quello di far capire quanto fosse importante l'impaginato in Ghirri. Cioè, da una parte effettivamente era il grandissimo costruttore di immagini, ma dall'altro era anche il grandissimo costruttore di associazioni visive tra immagini, e i suoi libri sono dei veri e propri libri, sono dei tesori, sono delle costruzioni calibratissime in cui ogni accostamento, ogni dittico che lui costruisce con l'impaginato è sostanzialmente un'opera in sé, quindi non andrebbero mai visti singolarmente ma proprio ricostruiti nei libri. C'è un sito preziosissimo che forse conoscete già, che è quello della Biblioteca Panizzi, dove è possibile, per chi non ha tutti i libri di Ghirri, sfogliare digitalmente le varie edizioni, e si vedono le differenze delle reedizioni in cui cerca nuovi accostamenti. Io non voglio neanche tediarvi, vado rapidamente sull'itineranza di questa mostra, che poi appunto abbiamo detto è andato in Brasile, è andato all'Istituto Moreira Salles a Rio de Janeiro, di nuovo appunto Paisagen è stata riprodotta. Questa versatilità, questa mostra che poteva essere iniziata sia dalle icone che dalle architetture, effettivamente per esempio in Brasile è stata invertita nell'edizione di San Paolo, si iniziava dalle architetture e si finiva con le icone, insomma c'era questa facilità del progetto, era molto flessibile, era possibile adattarlo ai vari spazi. Adesso proviamo a vederle su Blow Up. Questa è un'altra mostra che io ho fatto a Napoli, in cui si affrontava il tema degli anni Ottanta. Cioè la fotografia che era stata esposta a Napoli negli anni Ottanta, e a Napoli Ghirri è stato esposto in maniera molto importante. Ci sono stati vari progetti, qui vedete la famosa fotografia della Sfinge esposta a Villa Pignatelli questa qua è una mostra del 15, quindi l'anno successivo alla mostra che è stata fatta qui. Qual è la questione che si pone con questa mostra degli anni Ottanta? Per me la questione è questa, nel senso che Napoli diventa per me un caso molto interessante, in quanto a Napoli vengono fatte delle committenze pubbliche molto importanti, che sono quelle di Cesare De Seta. Queste committenze pubbliche ci raccontano sostanzialmente degli episodi fondamentali, cioè dall'81 all'85 Cesare De Seta chiamerà i migliori fotografi italiani e internazionali per proporre una visione nuova della città. Sarà una committenza estremamente importante, una committenza, io la considero una committenza assolutamente fondativa in Europa. Mi è capitato ultimamente di ricevere la pubblicità di un libro che è stato appena adesso pubblicato sulle committenze pubbliche fotografiche in Europa dall'84 in poi. In realtà, a mio modo di vista, dal mio punto di vista, le committenze che furono fatte da De Seta dall'81 all'85 sono le prime, e da quelle bisognerebbe partire per capire un certo discorso che è stato fatto intorno alla città, intorno al paesaggio urbano, ovvero qual era il discorso che veniva proposto da De Seta. Il discorso era quello di leggere la città. De Seta è un grande urbanista, è un grande storico della città, a lui viene chiesto viene dato mandato sostanzialmente dall'ufficio del turismo di Napoli, quindi un ufficio fatto lì per curare l'immagine della città, di leggere il paesaggio
napoletano negli anni Ottanta, e De Sita invita i più grandi autori dell'epoca, quindi Basilico, quindi Ghirri, quindi Cresci, quindi Guido Guidi, quindi Lee Friedlander, insomma, quindi Gianni Berengo Gardin, tutta una serie di autori importantissimi che ringrazio che è qui stasera. Ecco, grazie a Gianni Berengo Gardin. Ecco, meno male, grazie, mi date un po' di... No, cerco di essere rapidissimo, e veramente vi chiedo, no, se non vi interessa, andate via, no, non vi chiedo nulla, basta, andiamo avanti. Essenzialmente la mostra negli anni 80 si riproponeva questo problema, cioè rivedere questo tema del paesaggio. Negli anni 80 a Napoli ci saranno tantissime occasioni. Qui vedete alcuni allestimenti, vedete Malpertorp, vedete Newton, insomma sostanzialmente tantissimi fotografi passano a Napoli negli anni 80, per cui una mostra che in qualche modo mappava questa presenza della fotografia a Napoli in qualche modo permetteva anche di ripensare gli anni Ottanta. Da una parte uno storico dell'architettura che chiama i migliori fotografi, diciamo, di paesaggio, ma i migliori fotografi, permettetemi di dire, di nuovo là il problema sul paesaggio. Berengo Gardin è un grandissimo fotografo sociale e anche di paesaggio, di architettura. Berengo Gardin utilizza tutte le tecniche della fotografia, ma la sua capacità è quella di raccontare il paesaggio umano. Ecco che dall'altra parte, per esempio, qualcuno come Mimmo Iodice proprio in quegli anni decideva di svuotare le sue fotografie, di rinunciare alla direzione del reportage e di iniziare a presentare una Napoli completamente vuota. Luigi Ghirri iniziava ad allargare il suo obiettivo, e rispetto alle icone e agli elementi che aveva fatto fino agli anni 70 iniziava a fotografare dei paesaggi. A Napoli per esempio fotograferà le sale del Museo Archeologico di Napoli. C'era nel senso, nell'idea di De Seta, di costruire una nuova rappresentazione della città, non di nuovo quella voglia di imporre una linea formale del paesaggio italiano. Negli inviti che De Seta farà per raccontare Napoli ci saranno Berengo Gardin, Ghirri, Friedlander, tutti autori che non rispondono a quella linea che poi è stata imposta dopo di lettura della scuola italiana del paesaggio. Ci sarà dal reportage alla fotografia concettuale di paesaggio, al paesaggio puro, eccetera. Quindi un'idea di rappresentazione della città molto più articolata e complessa di quella che poi la linea di paesaggio italiano è stata ha portato avanti. Inoltre a Napoli c'era questa stranissima... A Napoli, ma insomma in quel momento storico nella fotografia, succedeva una cosa stranissima. Da una parte, grandissimi autori, pochi autori continuavano il reportage sociale come farà Berengo Gardin, ma molti autori inizieranno a svuotare le loro fotografie, a lavorare soltanto su dei paesaggi, diciamo, metafisici, vuoti, a dei teatri vuoti di città. E dall'altra avremo invece, qui vediamo Ruff, vediamo Cindy Sherman, vediamo i lavori degli anni Ottanta che venivano presentati nelle grandi gallerie con la fotografia, e dall'altra parte le persone in qualche modo vengono fotografate fuori dal contesto cittadino. Quindi abbiamo da una parte una fotografia di città che si svuota delle persone e dall'altra un'attenzione a questa dimensione umana che si chiude in una specie di mondo
fotografico, surreale. Era questa la stranezza che veniva fuori nel guardare gli anni Ottanta attraverso la lente di questa mostra. Altra cosa che questa mostra in qualche modo mise in campo era il fatto, qui avete una sala in cui vedete in quell'angolo, insomma molto piccole, ma adesso ve le mostro più grandi, delle foto 30-40 di Berengo Basilico, Gabriele Basilico, realizzate appunto sul progetto su Napoli, e dall'altra avete Thomas Struth, quelle lì che sono già 1,70 m, e poi Gunther Forg, e qui avete una fotografia di 2,50 m, insomma avete una fotografia gigantesca. Se le vediamo messe a confronto, queste fotografie sono sostanzialmente mostrate così, vedete che è, come dire, uno stesso linguaggio. C'era sostanzialmente in quegli anni uno strano effetto che si poteva registrare tra il sistema dell'arte contemporanea e il sistema della fotografia tradizionale, ovvero le strade già battute dai fotografi di paesaggio in qualche modo venivano recuperate da una cultura contemporanea, dell'arte contemporanea, dove la scala dell'immagine fotografica cambiava completamente di livello. Voi avete sostanzialmente lo stesso tipo di immaginario, questa lettura della città così svuotata di persone, che viene però proposta in formati completamente diversi, e questo è un altro tema molto importante secondo me degli anni Ottanta che va sottolineato, il fatto che un certo tipo di mercato dell'arte contemporanea si inserisce nel mondo della fotografia e lo trasforma, e in questo senso il mercato dell'arte italiana non segue. Il mercato dell'arte italiana sarà il mercato dell'arte povera, sarà il mercato della transavanguardia, ma non il mercato della fotografia. La via italiana alla fotografia sarà quella delle grandi committenze, delle grandi o piccole committenze che sono state fatte dai vari istituti. Vi volevo parlare degli ultimi due progetti, sempre legati a Ghirri, che abbiamo realizzato in l'Acquerini Stampaglia, la fondazione dell'Acquerini Stampaglia, dove è stato fatto un dono molto importante sul profilo delle nuvole. Voi sapete, voi conoscete forse il progetto del profilo delle nuvole, un libro molto importante di Ghirri, in cui diciamo è forse il libro più importante del paesaggio di Ghirri, dove c'è tutta la Valpadana fotografata e letta in maniera poetica, in maniera letteraria da Ghirri, e un importante fondo di fotografie è stato dato alla Fondazione Querini Stampaglia perché venga in qualche modo valorizzato. In questi due progetti abbiamo cercato di fare un passaggio ulteriore, ovvero abbiamo cercato di portare la fotografia a dialogare con altre discipline artistiche, non soltanto fotografi tra loro, ma fotografia e architettura e fotografia e scultura. Il primo di questi due progetti è quello Paesaggi d'aria, che ho curato insieme a Chiara Bertola, Luigi Ghirri e Jonah Friedman, in cui c'è un vero e proprio dialogo tra il grande fotografo e il grande architetto Jonah Friedman. Il dialogo sulle prime non è... vediamo come si struttura. Questa è la mappa della famosa area scarpa alla Fondazione Querini Stampaglia, un'area meravigliosa, anche qua siamo credo nella sala scarpa, quindi il grande architetto ci segue. Qui avete, nella prima parte venivano proiettati i disegni, gli appunti, gli schizzi di Jonah Friedman, il quale si interrogava sulla funzione del museo e sul, come dire, vedete, non è il palazzo che fa il museo. Per Jonah Friedman
Qualsiasi luogo può essere un museo, non c'è bisogno di fare di costruire un museo per avere un museo, anche la città, anche il paesaggio può essere un museo. E questo tema, qui avete ancora l'allestimento all'interno dello spazio di Carlo Scarpa, questo tema diventava il tema portante che ci permetteva di arrivare all'allestimento, ecco qua, all'allestimento delle fotografie. Il paesaggio è anche un museo delle opere dell'uomo. Questo tema portato avanti da Jona Friedman diventava in qualche modo la chiave di interpretazione per leggere l'idea di paesaggio di Ghirri. L'idea di paesaggio di Ghirri era un'idea in cui sostanzialmente quella sua attenzione ai paesaggi minimi era un'attenzione portata in qualche modo a trasformare il paesaggio in un museo, a farci portare l'attenzione su quegli spazi così poetici, così delicati, che Ghirri riusciva a mostrare, ma che non sono spazi preziosi di per sé, lo diventano grazie al suo sguardo, lo diventano grazie alla sua capacità di farci rendere conto della qualità del nostro paesaggio, dell'importanza dei luoghi dove viviamo, anche se sono luoghi secondari. E in questo senso i due grandi artisti, l'architetto e il fotografo, dialogavano assieme. Qui avete una piccola rappresentazione di questa mostra. Il secondo progetto invece è stato un progetto su un dialogo tra il fotografo e lo scultore, Luigi Ghirri e Paolo Icaro. Sempre nello stesso spazio, sempre a partire da quelle immagini, sempre nell'area pensata, disegnata da Carlo Scarpa, abbiamo questa volta invitato Paolo Icaro a confrontarsi con Luigi Ghirri. La cosa interessante è stata che il confronto in realtà diventava tre, perché gli spazi di Scarpa, come vedete, sono degli spazi estremamente complessi, estremamente, come dire, non è facile esporre, soprattutto per uno scultore, all'interno di una di un'architettura che di fatto è una scultura, che di fatto è misurata in ogni singolo centimetro. E qui vedete infatti questa scultura fatta da Icaro, appositamente site specific sullo spazio di Carlo Scarpa, e in fondo ne avete un'altra, che è quella lì di gesso. Quello che ci interessava era proprio la capacità dei due autori di costruire dei sistemi che potessero dialogare con lo spazio di Scarpa. E qui avete quest'altro elemento, quest'altra, vedete questa scultura, questa qua è fatta con due elementi di gesso, sono due muraletti di gesso, uno è frantumato in cubi e l'altro invece viene tenuto assieme da questi cubi radunati attorno al pezzo centrale. Quest'opera degli anni Ottanta non ha nulla a che vedere col pavimento di Scarpa, e però in qualche modo Paolo Icaro aveva trovato la perfezione di questo rimando. Quando Paolo Icaro è entrato negli spazi di Scarpa, li aveva già visti, ma insomma quando c'è entrato con l'occhio di chi deve esporre era assolutamente estasiato. E poi il grande incontro tra i due, e questo elemento, ecco, questa scultura di Icaro si chiama Scolpire, è fatta di gesso, ci mostra la fragilità, sostanzialmente quasi l'impossibilità di costruire un qualche cosa come un monumento, di costruire una memoria. No, in fondo cosa c'è di più fragile di una scultura in gesso? Qualche cosa che si può distruggere e cascare in pezzi in ogni momento. E vedete come il dialogo, non so se avete presente questa altalena nella brina tipica di Luigi Ghirri, funzionava in questi spazi. Insomma, si era cercato di portare la fotografia di Ghirri, cioè la fotografia di Ghirri naturalmente dialoga con tutti i tipi di arte, è semplicemente che di solito le mostre tendono un po' a rimanere nei settori, no? Fotografie con fotografi, scultori con scultori, eccetera. Infatti io mi ricordo questa cosa
quando abbiamo portato i guardiasale per spiegargli un po' le opere, la delicatezza, diceva: vabbè, le sculture abbiamo capite, i quadri? Dice: no, guardi, non sono quadri, sono fotografie, perché per loro scultura va per forza con quadro. Quindi c'era questa. E qui avete altri esempi di questo, altri momenti di questa mostra. Vedete anche come abbiamo cercato di costruire questo dialogo a tre, sostanzialmente. Quindi questa specie di strano albero in gesso, quella fotografia di un affresco trovato da Ghirri chissà in quale casale, e poi questa durezza, questa modernità straordinaria di... questo rigore, sì, di Scarpa, che addirittura impone dove l'altezza dei quadri. Vedete che il quadro deve essere messo soltanto su quel binario lì, non si può mettere ad altezze diverse, quindi tutto è già misurato, tutto è già fatto, e noi abbiamo cercato di, in qualche modo, noi, poi Icaro, ecco, vedete come abbiamo in qualche modo... cercato di costruire un paesaggio. Quindi questo per raccontarvi rapidamente come dire una ricerca espositiva intorno a un autore può in qualche modo evolvere da un progetto curatoriale più sulla grande retrospettiva di un autore fino a portarlo a vari elementi, per cui a misurare la figura di Ghirri verso l'architettura, verso la scultura, e poi a capirne l'eredità, perché l'eredità di Ghirri è un'eredità complessa che non può essere ridotta, che deve essere sempre riaperta. Quindi il prossimo progetto che vorremmo fare con la fondazione Quirini Stampalia sarà sulla letteratura e Ghirri, quindi aprire nuove possibilità di racconto, nuove possibilità di dialogo. Va bene, io non so adesso che tempi, come siamo arrivati con i tempi. Io vorrei chiederti se questo percorso di curatore intorno al lavoro di Ghirri e il modo in cui uno può dialogare direttamente con le due strade, è molto interessante il lavoro. La scuola dell'Olivia, la scuola del lavoro. Ecco, io vorrei chiederti di raccontarci un po', di dirci un po' di più come sei arrivato a questa decisione. Non è una decisione, secondo me è una questione. Sì, no, ma non è una decisione, perché sembra che uno ha un esercito nemico, allora dice come. Semplicemente era una constatazione storica, nel senso era difficile leggere l'opera di Ghirri soltanto attraverso quella chiave, diventava riduttivo, perché l'opera di Ghirri era molto più complessa. Adesso si può far risuonare con la scultura. La cosa divertentissima è che Paolo Icaro è uno scultore che ha lavorato dagli anni 60 ad oggi, ancora produce, e quando ha fatto la selezione delle opere casualmente sono venute fuori tutte opere anni 80, quindi il dialogo era anche contemporaneo. Insomma, questa visione, diciamo così, di una scuola del paesaggio italiano, io l'ho trovata non sufficiente per spiegare esattamente il... Secondo me il paesaggio è un... diciamo, il tema del paesaggio è un tema molto complesso, è un tema che richiama, appunto, benissimo fece De Seta a invitare non soltanto fotografi di paesaggio e di città o di vedute, ma reporter per raccontare l'umanità che abita una città. Questo è un po' il tema che io ho portato qui, qualche piccola foto, perché in questi giorni domani si inaugura una mostra che spero verrete a vedere, di Gianni Berengo Gardin su Roma.
Si inaugura al Casale di Santa Maria Nova, che è praticamente attaccato alla Villa dei Quintili nel Parco della Pia Antica, e questa mostra che domani inaugura è una mostra sul paesaggio umano. Mi ricollego a De Seta, all'invito che fece l'architetto e lo storico della città di De Seta a tutti i grandi autori del paesaggio, come Berengo Gardin, ma non solo per la sua fotografia di paesaggio, ma proprio lo invitò a raccontare la Napoli, e credo che Berengo Gardin fu lui a scegliere, no, i quartieri popolari, gli operai, ma gli artigiani più che gli operai, proprio a raccontare l'artigianato, una certa Napoli che ancora resisteva a quella che era stata la distruzione di Mani sulla città, a quello che era stata la ricostruzione del secondo dopoguerra, a quello che era stato in fondo un ricostruire e cancellare quello che era il paesaggio delle città italiane. Perché c'è stata una cosa strana, una cosa che si vede anche in Ghirri, per esempio. Io ho notato, lavorando sulla mostra Jona Friedman e Ghirri, su questi lavori con accostando Ghirri a Scarpa, mi sono reso conto che negli anni Ottanta, per esempio, Luigi Ghirri non fotografa mai, quasi mai, le periferie delle città. È una scelta in fondo politica, è una scelta in fondo di, come dire, racconto sì il paesaggio italiano, ma non tutto, c'è un certo paesaggio italiano, proprio nell'ottica di, come dire, una fotografia che possa in qualche modo di darci una direzione, senza polemica, semplicemente quella parte là non la racconto, no? Per me non esiste, no? Vado nei giardini, vado alla Reggia di Caserta, poi vado a Versailles, insomma, Ghirri, no? Ha fotografato, però quelle situazioni là non le racconto. Secondo me quella è una posizione politica molto importante, un messaggio fortissimo che ci dà un uomo come Ghirri, e Berengo Gardin nell'occasione di Napoli, che andava nei quartieri popolari a raccontare certe situazioni, certe tradizioni, certe cose. Ecco, in questo senso il paesaggio può essere fatto, costruito, raccontato in moltissimi modi, e la fotografia di paesaggio non è la fotografia su cavalletto bancottico, cioè non è solo quello, questo è il problema. C'è il problema semplicemente di non ridurre delle dimensioni formali, di non fare un formalismo che impone, allora se sei un fotografo di paesaggio devi lavorare in un certo modo. Noi abbiamo cercato adesso, eccola qui, oggi abbiamo montato, domani inaugura, vedete Roma, di Roma si vede praticamente da un punto di vista del paesaggio italiano, quello stretto, formale, si vede nulla, perché sono tutte persone, sono tutti gesti, sono tutti comportamenti, ci sono qualche foto di paesaggio, c'è, scherzo, però sostanzialmente abbiamo raccontato la città attraverso un paesaggio umano, attraverso un paesaggio di gesti, attraverso il rapporto dei romani con la propria città, con le statue, con le... E in questo devo dire sono stato molto aiutato dagli architetti, che hanno pensato un allestimento molto particolare, vi mostro qualche anteprima, adesso non è già più così, è già tutto montato, in cui hanno costruito una specie di foresta volante di immagini in cui i romani, o romani dagli anni 50 al 2012-13, eccolo qua, lo vedete fluttuare, ma venite a vedere la mostra, perché è veramente un'occasione straordinaria di vedere il lavoro che Berengo Gardin ha fatto su Roma, quindi fotografia di paesaggio, ripeto, sottolineo. In questo senso la fotografia, secondo me, che ha raccontato le città deve essere, può essere allargata. Se partiamo da questi concetti possiamo ritornare sulla stagione degli anni Ottanta con uno sguardo più aperto. Questa è un pochino l'idea che cercavo di portare avanti.
Adesso non so se ci sono perché qualche questione. Ah, benissimo. Innanzitutto la ringrazio molto per tutte le cose che ci ha detto, è stato molto interessante, però senz'altro sarà un mio difetto, non sono riuscita a capire molto il concetto di progetto che avete pensato quando avete abbinato fotografo e architetto. Il progetto era inteso come dialogo oppure c'era qualcosa molto di più? E quando nella prima fase che lei ha parlato del paesaggio, anche quello, se gentilmente volesse esplicitarlo un pochino di più proprio sul progetto fotografico, oltre, non so se mi sono stata chiara. Allora, per quanto riguarda la questione del progetto, diciamo, tra Ghiri e Jonah Friedman, quindi questo grande architetto, semplicemente il tema, il legame che si creava tra i due era questa estrema, questa idea di un paesaggio come luogo di tutti. Luogo che non era assolutamente un luogo monumentale. Ghirri non è mai monumentale, fotografa anche i monumenti, fotografa anche i musei, fotografa anche la città, abbiamo detto esclude per esempio le periferie, ci mostra, come dire, gli angoli non toccati da certi elementi, ma non c'è mai questa monumentalità, non c'è mai questa impostazione che toglie la parte umana, viva, anche se poi non è un reporter, però questo si sente attraverso i muri, si sente attraverso i gesti, gli oggetti lasciati, abbandonati. Non so se avete presente la fotografia di Ghirri, no? Basta un interno vuoto di persone che viene raccontata una vita, un elemento. Ecco, questi elementi sono gli elementi portanti di un'architettura che è quella di Jonah Friedman, in cui appunto Jonah Friedman ci porta a rifiutare la grande architettura. Per Jonah Friedman l'architetto non serve in quanto costruttore di musei, di monumenti, di edifici, che rappresentano il potere, che sono oggetti di rappresentazione del potere. Per lui l'architetto, la funzione dell'architetto è quello di aiutare le persone a costruire la propria casa. E in fondo la fotografia di Ghirri è quello che fa, aiuta chiunque guarda la fotografia di Ghirri a riscoprire il proprio paesaggio, la propria, no, le proprie identità, le proprie radici, senza imporre, come dire, una visione monumentale, retorica. E questo distruggere la retorica in fotografia come in architettura che lega i due. È per questo che l'idea di museo, diciamo, di Jonah Friedman si legava a quel racconto del paesaggio. Se voi avete presente il profilo delle nuvole, questi paesaggi padani così monotoni, così in fondo senza nulla di speciale, però allo stesso tempo così umani. Questo elemento legava i due. E poi c'era un elemento ulteriore che era alcune costruzioni di Jonah Friedman, in cui Jonah Friedman di fatto costruisce delle specie di traguardi, delle macchine per guardare il paesaggio. Lui costruisce delle architetture in cui le chiama musei, ma in realtà sono delle strutture vuote, fatte di cerchi. Se tu entri dentro non puoi che guardare fuori. Il museo come struttura che serve a guardare fuori. Ecco, questa idea è la stessa di Ghirri. Quando ci porta in Valpadana e ce la fa guardare, questo era il link, il legame che univa i due. Questo uscire da queste strutture che sono appunto retoriche per permetterci di conquistare un paesaggio. Quindi museo come paesaggio in Jonah Friedman e in Luigi Ghirri diventavano la possibilità di... D'altra parte Carlo Scarpa non è costruttore di edifici. Gli spazi dove avevamo fatto quella mostra, che sono appunto il pian terreno
di Carlo Scarpa, fatto alla Guerini Stampaglia, che è uno dei capolavori, forse la più bella opera che Carlo Scarpa ha fatto alla Guerini Stampaglia. Carlo Scarpa non costruiva tanto edifici quanto riadattava, risistemava, ritrasformava, e quindi un moderno che non andava a costruire ma a ripensare, a rileggere l'antico, e in questo senso si legava anche lui. Non so se questo era il tema del... E poi sul tema del progetto, questo è sostanzialmente il tema della... Lei pensava alla mostra, quella lì del Maxi, quale? Sì. Sostanzialmente l'idea del... Diciamo così, il tema qual era? Luigi Ghirri purtroppo è morto all'inizio degli anni 90, ha iniziato a fotografare nel 68... quindi ci stavano 10 anni di cultura concettuale di una fotografia appunto legata al minimalismo, alla pop, di questa fotografia molto chiusa in queste icone, in questi elementi minimi, in questi dettagli del verde eccetera, e poi 10 anni di paesaggio, e poi il nostro grandissimo maestro muore. Quindi se avessimo fatto una mostra cronologica avremmo dovuto fare metà mostra legata agli anni 70 e metà mostra legata al paesaggio. Io invece ho proposto una divisione a 3 in cui facevo icone, paesaggio e architetture. In questo modo la parte del paesaggio, invece di essere metà della mostra, diventava un terzo e mi permetteva di dare più visibilità a quel lavoro degli anni 70 che in qualche modo... questa scuola di paesaggio aveva un po' fatto dimenticare. Vi aggiungo un ultimo elemento per dirvi, poi sono tutte interpretazioni intorno a Ghirri. L'ultima mostra internazionale che è stata fatta di Ghirri, che è andata da Reina Sofia al Jeux de Pommes, al Museo di Essen in Germania, Carte e Territori, il curatore ha deciso di lavorare soltanto sugli anni 70. Quindi vedete come l'interpretazione di uno stesso fotografo può essere gestita in maniera diversa. Perché c'è stata questa libertà? Allora, in Italia c'è questa cultura del paesaggio, per cui un'operazione del genere non sarebbe possibile. Cioè, presentare una retrospettiva di Ghirri senza la parte sul paesaggio, penso che vieni proprio... La mia soluzione era quella di farne un terzo, quindi un terzo icone, un terzo minimal e un terzo paesaggio. Ma il taglio che è stato dato della mostra internazionale, la retrospettiva su Ghirri, invece si sono legati alla fortissima cultura concettuale che c'è a livello internazionale e hanno voluto presentare soltanto il Ghirri, diciamo, concettuale, facendo in fondo anche quello una forzatura, perché Ghirri è anche quello che poi va nel paesaggio, cioè... Quindi è stata una scelta arbitraria, ma evidentemente la lettura internazionale dell'opera di Ghirri è andata a valorizzare soltanto gli anni 70, cancellando completamente 10 anni di lavoro di Ghirri. Quindi vedete, in questo senso è interessante, io mi scuso se qualcuno voleva vedere le foto di Ghirri, diciamo, io volevo invece proprio lavorare, raccontarvi un pochino come... un autore così complesso può essere affrontato, per cui sono interpretazioni che in fondo influenzano anche il mercato, perché pensate l'importanza che ha diciamo le foto di paesaggio di Ghirri sul mercato italiano, e oggi si sta creando invece un mercato sugli anni 70 di Ghirri che nessuno in Italia aveva considerato, almeno fino al 2013 eccetera eccetera. E magari le fotografie di Ghirri di paesaggio all'estero sono considerate un Ghirri un po' stanco, lezioso, che insomma sì, quei colorini, quelle cose, non credo che possano dire veramente così, però insomma, come dire, un tedesco distratto, un inglese un po' snob, eccetera, possono arrivare anche a considerare quel Ghirri lì, straordinario,
come dire, un autore che un po' si è seduto e ha rinunciato alla ricerca minimal degli anni 70. Quindi, e in questo senso le retrospettive e le mostre sono molto importanti perché mostrano questi passaggi, no? Quindi studiare come vengono presentati gli autori ci aiuta anche a capire la differenza tra mercato internazionale e mercato italiano, tra cultura fotografica italiana e cultura estera, e tutti questi elementi vanno a comporre poi un progetto sostanzialmente curatoriale in base a come lo vuoi gestire, insomma. Altre curiosità sulle edizioni, sulle... Ma io l'idea è quella appunto di continuare su un, diciamo, di evitare i dipartimenti fotografici, di far uscire la fotografia dal ghetto della fotografia. Ecco, se posso dirlo con una frase un po' semplice. Cioè, Ghirri, Ghirri può dialogare con chiunque e facciamolo dialogare con chiunque, insomma. Anche con i fotografi e anche gli altri fotografi possono dialogare con chiunque. Insomma, queste barriere vanno assolutamente superate, quindi non, da questo punto di vista la specializzazione in fotografia, anche se ovviamente c'è una storia della fotografia, perché la fotografia ha una funzione, ha avuto una funzione che va sempre trasformandosi, ma insomma da un punto di vista culturale la cosa più interessante è quella di farla dialogare con, ecco, quindi in questo senso penso che sia importante. Vabbè. Grazie moltissimo. Grazie. Io ti ringrazio moltissimo. Sono io che ringrazio voi. Ci hai parlato di un lavoro intorno a un autore e di una progettualità nel raccontare cosa vuol dire poi raccontare un autore, quali possono essere i diversi tagli che si possono dare. Questo appunto era il primo incontro della serie. Vi aspetto venerdì prossimo invece per parlare di un fotografo e del suo andare ad ovest, going west. Che cosa voleva dire per Richard Davedon conoscere l'Ovest americano? E buona serata a tutti, grazie.